10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani. Si celebra ogni anno dal 1950, quando una risoluzione ONU stabilì di ricordare il giorno in cui l'Assemblea Generale aveva approvato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tradotta in oltre 500 lingue, è un documento di rilevanza storica epocale che elenca i diritti inalienabili che tutti possiedono in quanto esseri umani, senza distinzioni di razza, colore, religione, lingua, origine, sesso, nascita, opinioni. La dichiarazione, composta da un preambolo e 30 articoli, venne scritta con la collaborazione di rappresentanti di ogni tradizione e religione, venendo progressivamente accettata come un contratto tra governi e cittadini. Quasi tutti gli stati del pianeta, decennio dopo decennio, hanno formalmente accettato la dichiarazione, ponendola a fondamento del sistema globale di protezione dei diritti umani e impegnandosi a proteggere, implementare e garantire i diritti fondamentali e la capacità dei cittadini di accedervi senza restrizioni e al sicuro da possibili abusi. La successiva ratifica del trattato implica l'adozione di misure e legislazioni che siano compatibili con gli obblighi assunti, quali meccanismi di tutela dei diritti individuali e procedure specifiche per la loro implementazione. Alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo si sono aggiunte 20 anni dopo la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.